State Montevaghese, abbiamo cercato anche quest'anno di fare in modo che possa Montevago essere un punto attrattivo e possa richiamare tanta gente, oltre ovviamente ai nostri concittadini, ai turisti che vengono per le loro ferie. Abbiamo momenti particolari, il calendario è un calendario molto nutrito, dalla 3 giorni della festa di San Domenico, quindi dai primissimi di agosto, 5, 6, 7, 8 agosto, con la festa del limone, quindi con degustazioni tipiche. La festa è curata dall'associazione Lasmania Addosso, con momenti di musica, con gli sbandieratori, ed è una festa che si mischia, diciamo così, al religioso, mettiamo anche il divertimento. Poi il 9 ci sarà un recital dell'attore di teatro Gianfranco Iannuzzo. Anche questo sarà un momento di particolare, diciamo così, interesse. Sono certa che tanta gente verrà perché è un attore di teatro molto conosciuto. L'evento si terrà nella vecchia Chiesa Madre, quindi in una scenografia inusuale da un lato per chi non l'ha visto mai, per chi come noi ha già visto anche l'anno scorso questo tipo di manifestazione. Diciamo venite perché è un evento molto bello anche in termini emotivi. È sempre al vecchio centro e quindi sempre nella piazza Matrice, che fu la piazza prima del terremoto del 68, ci sarà il 22, un altro momento molto bello, la produzione Savatteri, un racconto di fiabe della Walt Disney. E anche questo non è un momento solo per i bambini, certamente aspettiamo i bambini, ma è un momento bello anche per gli adulti, perché anche gli adulti abbiamo visto e continuiamo a vedere le fiabe della Walt Disney, e in quello scenario sicuramente sarà molto molto bello, almeno pensiamo interessante. E poi ci sarà qualche commedia, c'è la festa dei vignaiuoli tenuta col patrocinio gratuito del comune, dall'azienda La Chiusa. Il clou di questa estate, 10 agosto, ci sarà il concerto Le Vibrazioni, il concerto che abbiamo voluto proprio proporre nel nostro comune per avere e dare ai giovani di tutto il comprensorio la possibilità di passare una serata all'insegna della bella e buona musica e del divertimento. E poi per la fine di agosto e i primi weekend di settembre, i Borghi dei Borghi, a cui noi abbiamo aderito, ha messo su un programma con passeggiate e momenti di intrattenimento. In quei giorni, quindi nella prima decina di settembre, ci sarà la famosa festa del vino, che a Montevago ormai è diventato un appuntamento annuale da oltre 27 anni, e quindi in quelle giornate ci sarà pure lì musica. Coinvolgeremo le aziende del territorio, sia le aziende che producono vino, sia le aziende che producono olio, quindi ancora una volta la parte turistica, la parte alimentare e la parte di spettacolo la faranno da padroni. Per questo però poi ci sarà un programma ad hoc che pubblicheremo ovviamente più avanti. Quindi vi aspettiamo e vi aspettiamo in tanti e vi aspettiamo a Montevallo.